Grazie a te Luca, condivido subito. Allora. Questa è nuova, eh. Sì, perché l'altra volta mi ero incartato su una domanda perché non mi ricordavo a livello biomeccanico, a livello fisico, come si chiamasse. Una cosa, ho detto, adesso la vado a rivedere così poi rispondo meglio. E ci sono quattro slide sulla biomeccanica, ma ne facciamo due al volo solo per rispondere meglio alla domanda che mi hanno fatto l'altra volta del perché a muro era più utile partire a braccia basse, soprattutto nelle rotazioni, poteva essere vantaggioso. E la definizione di forza non è questa, diciamo che io l'ho tradotta. Io esprimo forza quando ottengo un'accelerazione e più è grande la massa che devo spostare, ovviamente, e più devo produrre, diciamo, sforzo, quindi forza, e quindi faccio più fatica. Questo discorso della fatica, quando non parliamo di fare applicare una forza in modo rettilineo, come fa questo che sposta la macchina, ma lo facciamo in un movimento che è circolare, in una rotazione. Dobbiamo parlare di momento di inerzia e il momento di inerzia è bastardo perché varia con il quadrato del raggio. Quindi, ogni volta che noi facciamo una rotazione con una circonvoluzione con un braccio o con uno slancio con una gamba, se noi aumentiamo il raggio con cui facciamo quell'azione, la forza. E quindi lo sforzo che dobbiamo produrre per fare quell'azione varia con il quadrato del raggio, quindi non è che se io allargo il doppio faccio il doppio della fatica, no, è al quadrato. Quindi è molto importante a livello biomeccanico evitare quando dobbiamo fare delle rotazioni e dobbiamo farlo in modo veloce, quindi anche senza fatica, riuscire a ridurre il più possibile il raggio di rotazione. Era per questo. Questo è il gran preambolo per dire che quando ci spostiamo a muro, se noi quando siamo con i piedi a terra facciamo un perno sul piede per fare uno spostamento, il raggio di azione tra anca e piede è molto più largo rispetto a girare solo l'anca per spostarci e andare poi verso quella direzione. Quindi questo è il principio che abbiamo studiato che c'è dietro al fatto che forse è più conveniente non fare perno, ok, ma girare subito. L'anca alzando il piede e quindi nel momento di split diciamo che questo si realizza alla perfezione. Vado avanti perché non è mia materia fare biomeccanica e iniziamo, riprendiamo il discorso sul breakpoint dalla slide che abbiamo fatto l'altra volta. Questa è la mia timeline che racchiude la volta scorsa abbiamo fatto una carrellata di tutte le direttive tecniche del muro difesa. Oggi guardiamo un po' quelle del contrattacco. E la cosa che avevo detto l'altra volta è che è impossibile allenare il cambio palla se non mettiamo dall'altra parte un muro difesa che lo posso mettere alla prova per il cambio palla. Quindi il muro difesa, che è stato l'argomento l'altra volta, è veramente l'elemento che deve essere presente sia per allenare il cambio palla, okay? E sia ovviamente per poi allenare la fase contrattacco, che è la fase poi che trattiamo oggi. Sul contrattacco l'altra volta abbiamo detto che in generale ho due regole, ok? E la prima regola è la strada più corta, quindi quando io devo contrattaccare, devo contrattaccare il punto rete più vicino. E la seconda regola del contrattacco è attacca tutta la rete, quindi se nell'azione di difesa qualcuno ci toglie il terzo di rete, il posto 6 deve cercare di allargare su tutta la rete l'azione di contrattacco, quindi o chiamando 0 o chiamando 5. Questo era l'attacco a tutta la rete che credo abbiamo visto anche l'altra volta, ma lo riguardiamo visto che oggi è il contrattacco. Quindi, ad esempio, in un'azione di contrattacco in cui i nostri avversari ci tolgono, in questo caso lo schiacciatore, il 6 apre il gioco chiamando 5. Stessa cosa, se da zona 2 ci tolgono ad esempio l'opposto, la zona 6 gira per
andare ad attaccare la zero ed aprire tutta la rete al palleggiatore. È saltato È saltato tutto. tutto? Ma io sono saltato solo io o anche voi? Solo tu sembra, sì. Solo io. Ok, ritorniamo. E... Ok, per quello che riguarda la tecnica, abbiamo detto che esiste un prima, un durante e un dopo e ho fatto questa classificazione suddividendo tutto quello che noi facciamo prima del tocco, ossia tutto quello che noi facciamo per intervenire a tempo sulla palla, li abbiamo definiti spostamenti. Tutto quello che invece facciamo dopo il tocco, dopo o dopo un tocco, non è necessario che tocchiamo noi la palla, le abbiamo chiamate invece transizioni. E le transizioni quindi sono tutte quelle tecniche che ci permettono sia di prendere una posizione in campo e sia di rispettare il tempo di gioco. Abbiamo fatto questa differenziazione perché poi alla fine le tecniche di transizione e spostamento, diciamo che si mischiano tra loro, nel senso che abbiamo delle tecniche che fanno parte degli spostamenti e allo stesso tempo fanno parte delle transizioni. E io ho individuato queste 10 tecniche di transizione e spostamento. E sono la corsa, adesso le guardiamo ognuna nel dettaglio, eh? Corsa avanti e indietro, c'è il mezzo giro a destra con lo split, a sinistra, il giro completo, lo shuffle, l'incrocio dietro, destro e sinistro, il passo diretto, poi c'è l'apertura e incrocio o passo e chiusura, sia a destra che a sinistra, poi c'è il passo riportato, che lo, potete chiamarlo anche accostato, come volete, come a sinistra e a destra, lo split come forma di attivazione e la rincorsa d'attacco che è il re di tutti gli spostamenti. Quindi c'è un bel po' di tecniche che noi dobbiamo sviluppare all'interno dell'allenamento. Mi è venuto sempre il dubbio che sono così tante le cose che dobbiamo allenare che a volte forse perdiamo un pochino di tempo sulle scalette a fare piedi veloci e altra roba, quando invece ci sono delle tecniche specifiche che ci possono aiutare veramente a muoverci a tempo con la palla o restando dentro i tempi di gioco. Nelle transizioni, io ne ho individuate due. Ora, la prima cosa, le spalle avanti, quindi il mio baricentro è sbilanciato sempre verso la rete per restare a tempo, quindi quando io prendo una posizione in campo e devo restare a tempo con la palla, la cosa più importante è che le mie spalle siano sempre rivolte a rete, ok? Quindi non verso. E in questo ho messo un trucco per tenere sempre le spalle avanti. In tutte le transizioni, quando mi allontano da rete, da se... Oh, lo sto chiamando.
Scusate ragazzi, non so perché ho provato adesso a cambiare connessione perché è già 2 volte che salta, mi dispiace. Allora, vediamo. Share. Mi sentite adesso? Ci Sì, sono, eh? Ok, perfetto. perfetto. Sì. Ok, l'altra cosa, quindi la distanza giusta da rete per riuscire a fare una transizione. E la cosa importante è che molto spesso nel ripartire verso la rete, molto spesso abbiamo corretto un passo falso. Guardate, questo è tortu, guardate nella partenza dei 100 metri, cosa fa la gamba dietro? Cioè, lui parte dai blocchi e se provate a guardate bene, guardate la gamba dietro che fa un contromovimento. Cioè, la gamba dietro fa un prestiramento, ok? Quindi per accumulare energia elastica per partire e lui parte dai blocchi. Quindi molto spesso quando vedete nelle partenze o come negli split, quel piede che si sposta per caricare non è un errore, è un modo per attivarsi. Poi c'è modo e modo di attivarsi, quindi anche quello può essere corretto e fatto meglio, ma non è un errore, perché io per sviluppare velocità comunque mi devo sbilanciare in avanti e molto spesso la cosa più efficace è appunto creare questo richiamo, okay, elastico per poter partire il più velocemente possibile. Questo l'abbiamo visto, andiamo avanti. Una cosa importante sulle transizioni, perché sono così importanti? Ora, sono importanti per un po' tutti i ruoli, però per il centrale sono vitali. Qui ho messo i tocchi per set delle giocatrici della nazionale. Quindi vedete che la Malinov quasi 30 tocchi, una come Paola che attacca tantissimo, attacca 17, attacca, scusate, tocca la palla quasi 17 volte, Miriam quasi 20 volte, il libero non la tocca quasi mai, però potremmo inventarci qualcosa per far toccare più volte la palla al libero, tipo spostandolo in difesa oppure facendo delle finte ricezione, ma al centrale o insegniamo le tecniche di transizione o non c'è verso, perché se guardate, Raffa fa più o meno 10 tocchi e lei è una che attacca abbastanza, questo qui sono i dati del campionato, non sono della nazionale, e con la Volo ci attacca tanto e sono 3 attacchi a set. Non è che attacca chissà quanti palloni. A volte i nostri centrali escono imbestialiti perché hanno attaccato 2 palloni, quando la media dei palloni a 7 è 3 di una che attacca tanto. Quindi le transizioni sono, secondo me, vitali. E c'è, noi abbiamo calcolato un rapporto tra i salti a muro e i salti in contrattacco. Quindi quante volte si ripropone un centrale di alto livello. Il rapporto che abbiamo trovato tra i salti a muro e i salti in contrattacco, ovviamente quando c'è difesa, è superiore a 0,7, quindi è quasi un rapporto 1 a 1. Per farvi un esempio, Raffa, quando è arrivata a Conegliano, aveva questo rapporto che era 0,3, quindi non si riproponeva mai, o quasi mai. Poi col tempo, anche grazie ai palleggiatori che ha avuto a partire dalla scorupa, piano piano ha cominciato a sviluppare questa caratteristica, adesso è una che si ripropone tanto. Però quando i centrali attaccano poco, l'unica cosa che possiamo dire non è forza di più il gioco col centrale, ma cercare di riproporsi il più possibile, perché tanto avete visto che il numero di palloni che attaccano è sempre abbastanza limitato. Questo lo passiamo avanti. Iniziamo a guardare le tecniche che ci permettono di spostarci in campo. Ora, la prima tecnica che può essere fatta con 2 o 4 appoggi è la corsa o avanti o indietro. Qui vi ho fatto un po' di esempi della corsa avanti, perché è utilizzata ad esempio dall'alzatore in tutti gli inserimenti. È utilizzata dal centrale e dall'opposto per prenderla in corsa, sia sulla fast sia sulla seconda linea. Oppure, visto che oggi facciamo contrattacco, nelle transizioni, e adesso lo vediamo, quindi nelle transizioni a volte il centrale in uscita da rete corre avanti. Si corre indietro, soprattutto l'opposto in cambio palla, quando recupera le rincorse in cambio palla. E spesso lo fanno anche gli attaccanti quando recuperano la rincorsa dopo un'azione di muro o dopo una difesa. La cosa che volevo farvi
notare prima di andare col video della corsa avanti e corsa indietro nel gioco è questa. La corsa indietro è il 30% più dispendiosa rispetto alla corsa avanti e il 15% meno efficace. Perché se voi guardate i video dell'alto livello, Miriam Silla corre all'indietro, la Zhu corre all'indietro, cioè tante atlete di alto livello corrono all'indietro, anche se non è il modo più efficace. Però se io sfido Miriam, lei a correre indietro, io a correre avanti, lei mi batte, cioè per dire che sono atlete di un livello tale che se lo possono permettere. E quindi se la corsa indietro è qualcosa di naturale che loro fanno, però non è così efficace e in più è anche più dispendiosa. Quindi è qualcosa che loro faranno in modo molto naturale, che però possiamo condizionare, magari convertire in qualcosa di meno dispendioso e di più efficace. Guardiamo il video. Ah, c'è anche la musica, non ricordavo. Scusate. Allora, gli inserimenti. Qui ci ho messo la Wall Launch. Non so come mi è venuto in mente di mettere la musica. Ora, vai. Qui ci sono tutti gli inserimenti della Wall Launch. Avete visto la corsa da fase 1, questa qui la corsa da fase 5. La corsa da fase 4. Vedete che poi c'è sempre uno speed di attivazione quando poi prende il tempo per ripartire, quindi per dividere quello che è, diciamo, una transizione poi da uno spostamento per andare sulla palla. Il centrale, ad esempio, sulla fast, vedete, corre, poi shuffle, shuffle e via con la rincorsa. Quindi qui combina centrale in cambio di palla, Raffa fa due passi di corsa e poi dentro con i tre appoggi. L'opposto, corsa, shuffle e poi via dentro. Quindi qui la corsa è sempre combinata, avete visto? Qui il centrale in break, vedete Anna che corre avanti dopo essere uscita da due, Marina Lubian che corre avanti sulla fast. E qui sempre Anna che tocca una palla a muro e poi vedete che corre avanti per ributtarsi dentro. Qui vedete bagger di movimento, corsa e poi sempre corsa per entrare in copertura. Queste sono tutte le volte che utilizziamo la corsa avanti nella pallavolo. Corsa indietro, qui vedete l'opposto che da fase 1 cammina indietro, qui fase 6 vedete corre indietro, fase 5, vedete che prepara la rincorsa, sempre 4 appoggi indietro e poi 4 appoggi avanti. Corsa indietro per uscire da rete, vedete la Robinson che corre indietro. Miriam che corre indietro per andare in difesa e poi soprattutto per andare a prendere spazio per attaccare. Oppure qui è sul primo tempo e direttamente da muro qui vedete che corre indietro per prendere spazio. Stessa cosa da zona 2, vedete corsa indietro. Guardate qui c'è la Smart che va, entra in difesa e poi da lì via, corsa indietro. E qui la Boscovic, mura, corsa indietro, quasi investe l'allenatore, e poi si ripropone. Queste sono le tecniche, ok? O meglio, le situazioni in cui si usa la corsa avanti e la corsa indietro. Scusate, mi si sta spegnendo la macchina di caffè che fa un po' di casino. Quindi queste sono le situazioni dove noi utilizziamo la corsa avanti e la corsa indietro. Andiamo avanti con le tecniche. Seconda tecnica che valutiamo è il mezzo giro, ok? Il mezzo giro ha questo nome, mezzo giro, gliel'ho dato io, quindi non so come si chiama. Io l'ho chiamato mezzo giro, ma lo potete chiamare come volete, perché sennò magari dite, conosci il mezzo giro? Magari lo chiamo solo io così, quindi chiamatelo come volete, io l'ho chiamato così.
Il mezzo giro lo facciamo per uscire, aprendo a destra per uscire, vedete, da zona 4 o il centrale per uscire, da rete sempre da zona 4 o dal centro, oppure lo schiacciatore per riproporsi dopo aver fatto una difesa o magari una copertura del pallonetto. La stessa cosa, il mezzo giro a sinistra, che lo possiamo utilizzare ovviamente sia da due per il centrale o per l'opposto per uscire da rete, oppure anche in questo caso dopo una difesa, tipo il terzo di rete che va a pallonetto per recuperare la rincorsa. Guardiamo. Vediamo come girondolano. Mezzo giro a destra. Quindi è 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oppure, ok, lo guardiamo nel gioco. Guardate, questa è la Larson. 1, 2, 3, 4. Poi c'è un altro adattamento e poi via con la rincorsa. Oppure, mezzo giro a destra è la stessa tecnica con lo split. Quindi è destro, sinistro e da lì split. Anche se lui non l'ha fatto benissimo, adesso lo fa. Ve lo faccio vedere con la Pietrini che lo fa da Dio, guardate. Pam, pam, pam. Questo, mezzo giro a destra con lo split. Qui lo fanno le americane, lo fanno entrambe. C'è una palla brutta in attacco per la Thailandia, loro si ripropongono. Il centrale l'ha fatto bene, la Larsson un po' meno, quello della Pietrini è perfetto. Se usciamo invece da zona 2, il mezzo giro a sinistra. Lo possiamo fare in uscita dalla difesa qui. Guardiamo con Paola, guardate, tan, 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 e poi da lì riparte. Guardiamolo nel gioco, combinato, qui guardate, sono due aperture, una a destra e una a sinistra, di Lucia e Cristina. Poi questi video ve li do, quindi poi ve li riguardate con calma. Guardate qui, salto, guardate come si aprono tutte col giro, col mezzo giro. Le americane sono quelle che hanno più uniformità nelle tecniche, fanno tutti la stessa cosa. Guardate anche qui, mezzo giro, così le vedete sia da destra che da sinistra. Guardate qui, tutte e due, pam pam, e poi si ripropongono. Ho messo anche la mancina, guardate, qui c'è la copertura, guardate come si ripropongono tutte, sempre con il mezzo giro, e poi rientrano. Quindi questa è la tecnica del mezzo giro che serve o per recuperare la rincorsa quando magari copriamo un pallonetto, okay, oppure entriamo tanto in difesa, oppure per uscire da muro nel punto rete più vicino. Okay? Se invece la nostra idea è magari anche quella di non andare sul punto rete più vicino, c'è il giro completo. Quindi, se io al mio centrale chiedo, ad esempio, quando è sull'attacco a 3, di uscire per magari andare a cercare il centro del campo, la tecnica è questa, quella del giro completo. C'è sempre l'apertura a sinistra e poi c'è un giro completo. Quindi verso sinistra girano completo e si arriva. Nel gioco è questo. Qui c'è Cristina. Qui c'è Raffa dal centro. Quindi qua si fa un giro completo in cui c'è sinistro, destro e poi si riparte con il sinistro avanti. Quindi questa è l'altra tecnica che si utilizza. Quindi questa si può utilizzare se magari avete una direttiva, io l'ho cambiata nel tempo perché mentre avete visto questa è di quest'anno e l'idea è quella di attaccare il centro, scusate, il punto rete più vicino. Se decidete di fare come hanno fatto adesso, ad esempio, Cristina, di attaccare il punto rete più lontano, non è che cambia solo qualcosa per il centrale che va ad attaccare un altro tipo di palla rispetto magari a uscire con
il mezzo giro dove esci dritto, cambia anche l'inserimento del palleggiatore, perché se io faccio il giro completo e vado al centro, il mio palleggiatore passa fuori. Se io invece faccio il mezzo giro verso 2, il mio palleggiatore passa dentro nell'inserimento per il contrattacco. Quindi sono due modi che però determinano anche poi un comportamento diverso del palleggiatore. Allora, quarta tecnica, quindi abbiamo fatto corsa avanti, corsa indietro, il mezzo giro a destra, a sinistra, e quando lo facciamo a destra lo possiamo fare in quattro appoggi o in tre appoggi, come abbiamo visto, e adesso c'è lo shuffle. Lo shuffle si utilizza o per gestire situazioni di ricezione, ok? Quindi dopo una ricezione per spostarsi. Avete visto che anche gli opposti lo utilizzano per prendere il tempo, quindi dopo la corsa fanno uno shuffle, il centrale dopo la corsa fa uno shuffle per prendere il tempo, oppure per creare degli adattamenti. Vi volevo far vedere, lo shuffle non è altro che il galoppo, eh? Qui io vi faccio vedere il galoppo laterale, ok? Guardate questa azione, questa è la Velikovic, lei fa un super shuffle, guardate come ha le spalle avanti in cambio palla. Lei ha fatto un super shuffle, anche se oggi facciamo un contrattacco, ve lo voglio far vedere perché è spettacolare. Lei fa un super shuffle per prendere spazio, ha le spalle già avanti, in modo che quando la palla passa lei può correre per andare, e poi da lì entra per fare il suo attacco. Quindi lo shuffle è qualcosa che ci aiuta a prendere il tempo e a prendere spazio. Guardiamolo più nel dettaglio quando è che lo utilizziamo. Quindi non è altro che un galoppo, ok? E quindi se ad esempio in ricezione ricevo con uno shuffle, mi preparo. Se sono in ricezione e non sono impegnato con due shuffle, stessa cosa da due. Quindi qui sono un po' impegnato, faccio uno shuffle dentro. Due shuffle sempre se non sono impegnato, qui a tre. E poi anche le seconde linee, quindi sia in contrattacco che in cambio palla, vedete che qui sia il centrale che il posto 6 hanno fatto questo shuffle. Qui stessa cosa, preparo la seconda linea, uno shuffle e poi mi butto dentro con la rincorsa. I centrali in cambio palla, l'abbiamo visto con la Velikovic, ma vedete anche Cristina che non corre e fa lo shuffle. Qui c'è stato uno shuffle iniziale, poi la partenza per andare ad attaccare il punto rete. Questo è più da cambio palla, comunque lo shuffle è qualcosa che utilizziamo per riuscire ad adattare i nostri rincorsi, quindi in contrattacco. Lo utilizza di più, visto che prende il contrattacco, la seconda linea. Quindi quando io difendo e devo recuperare un po' di spazio, mi devo buttare dentro, un po' quello che ha fatto Lucia anche nella fase di cambio palla o Indre in quella situazione lì, il fatto che con lo shuffle posso recuperare un po' di spazio e di tempo per poi entrare forte su quella palla. Altra situazione, l'incrocio dietro. Guardiamo quando lo utilizziamo. Incrocio dietro, vedete, Miriam non riceve, incrocia dietro e prende spazio. Non gliel'ha insegnato nessuno, però è una tecnica che ha il suo perché. Vedete? Lei inizia sempre, incrocio dietro per prendere spazio. Pietrini, incrocia dietro per prendere spazio. Qualche maestro di tennis mi ha detto che lo insegnano tanto nel tennis questo. Quando devono recuperare spazio, Lucia, incrocio dietro, prende spazio e poi entra. È buffo che nessuno non l'abbia insegnato. Uscita da rete, vedete che incrocia dietro col primo appoggio. Qui il posto 5 che incrocia dietro, l'opposto che incrocia dietro per recuperare spazio. Quindi tutte le volte l'incrocio dietro, qui l'avete visto in difesa, per entrare in difesa o per uscire da muro, per entrare sempre in difesa. È qualcosa che ci permette in due soli appoggi, ok? Quindi è uno spostamento molto rapido, perché se io incrocio dietro, praticamente faccio solo
incrocio dietro e poi riporto l'altro piede. Quindi con due appoggi ho già ripreso la mia posizione. L'altra volta vi ho detto che in difesa io chiedo una posizione intermedia, quindi una posizione che mi permetta di difendere bene il primo tempo e facendo pochissimo spazio di difendere magari una palla super. Ok, questa idea qui in due appoggi posso svilupparla, perché con un incrocio dietro, se non parto troppo sotto con il primo tempo, posso arrivare a difendere la mia posizione sulla super. Ed è un modo per recuperare spazio rapidamente. Vai avanti. Ok. Questo non so come classificarlo, se è uno spostamento, una transizione, perché è il passo diretto, ossia da ogni situazione di difesa o di ricezione il fatto di entrare subito con le rincorse, quindi senza nessun adattamento. Quindi qui si tratta di iniziare subito la rincorsa. Però l'ho messa come una capacità tecnica, il fatto di da un tocco di non fare nessun adattamento e iniziare subito la rincorsa. Ma da qui ovviamente si inizia subito la rincorsa. Guardiamo. Quindi ci sono situazioni in campo in cui io vedete Miriam riceve e poi subito va col destro. Guardate, qui c'è Elena. Ho cercato di stringere l'immagine il più possibile, dopo sgranava troppo l'immagine, quindi ho lasciato perdere. Qui lei fa assistenza e poi da lì vedete subito destro-sinistro, destro-sinistro. Qui lei riceve. Okay, e poi via subito, destro, sinistro, destro, sinistro. Qua lei è in ricezione, riceve e subito il passo diretto. Quindi in tutte le situazioni sono tecniche che ci permettono di gestire il tempo che abbiamo a disposizione. E secondo me nelle proposte situazionali che facciamo, possiamo mettere queste variabili e quindi dire se ho più tempo o meno tempo, se ho più tempo posso mettere due shuffle, se ho poco tempo magari posso mettere uno shuffle oppure un incrocio dietro, oppure non mettere nulla come in questo caso. E sono variabili che secondo me sono importanti perché ci permettono di stare a tempo con la palla. Apertura, passo, incrocio e chiusura. Quindi questa tecnica qui è una tecnica che ha un pochino più di variabili, nel senso che la possiamo trovare o in ricezione, quindi apertura sia a destra che a sinistra, stesso Monica, quindi fa 1, 2, 3 e ricezione. In difesa, 1, qui ci abbiamo messo un passo in più, però è la stessa cosa, quindi sempre l'apertura. Qui guardate Paola, apertura e poi 2-3, quindi rispetto a prima è un passo in più rispetto all'incrocio dietro. Guardate anche in uscita da rete, c'è apertura, incrocio dietro e arrivo, quindi è una variabile in più perché è incrociato dietro, oppure Lia che fa apertura, incrocio avanti. Diciamo che l'incrocio dietro, l'incrocio avanti dipende da quanto spazio devi prendere. Le ragazze utilizzano l'incrocio dietro quando devono recuperare spazio, l'incrocio avanti quando devono guadagnare spazio. Ma è una dinamica che qui non ho differenziato, cioè nel senso la tecnica è l'apertura e poi ci mettono incrocio dietro, incrocio avanti in base alla situazione, quindi non sono stato a differenziare ancora un'altra tecnica, ma l'ho tenuta tutta insieme. Non mi va più avanti. Ok, no, perché mi stanno indietro? Scusate, no, non mi risponde più il computer. Ok, andiamo con il passo accostato, ho riportato. Questa è una tecnica molto giapponese, vedete che c'è un piede avanti che spinge, ok? O un piede laterale che spinge, ok? Quindi questo qui è nient'altro che il passo accostato, ho riportato. Qui vedete in uscita da rete la stessa cosa. Il sinistro che spinge allontana, qui il destro che spinge allontana, ok? Per scendere con l'accostato. Qui la stessa cosa, si vede un pochino meno, ma la stessa cosa qui spinge e torna sulla difesa. Qui un accostato di Serena che poi difende qua sulla parallela. Quindi gli accostati fanno parte
del lavoro di difesa, di solito permettono il fatto di non sbilanciarsi troppo con la schiena, perché spingendo in questo modo le ragazze riescono a tenere di più la postura della schiena, okay? E non sbilanciarsi troppo rispetto magari quando fanno l'apertura. Gli split. Quando si utilizzano gli split si utilizzano o ricezione, ovviamente abbiamo visto che poi la base anche, vedete Miriam che si attiva con due split, sulle coperture, split di attivazione, in difesa, guardate che split di attivazione sulla, oppure come per riuscire a prendere la posizione, guardate Lia che legge il primo tempo, poi fa due split di attivazione per cercare la palla. Quindi lo split è una grande forma di attivazione, ok? Ed è una tecnica, perché molto spesso le ragazze quando splittano a volte hanno dei tempi di volo troppo alti e quando vedete ad esempio in difesa le ragazze che cadono insieme alla palla, è perché non hanno ancora completato lo split e quindi vanno giù con la palla. Se invece hanno completato lo split e quindi sono in spinta, riescono ad andare verso la palla. Quindi a volte quella cosa lì del cadere insieme alla palla o dello svenire quasi sotto la palla è un problema dato dal tempismo dello split che è un pochino troppo lento. E poi arriviamo alla rincorsa d'attacco, okay? Visto che oggi facciamo contrattacco, la rincorsa d'attacco. In generale, le cose che diciamo come direzione tecnica è che il primo appoggio crea la distanza e poi sul resto invece ci costruiamo il tempo. Sul terzo e quarto appoggio, una cosa che abbiamo valutato e studiato è lo stacco orientato. In che senso? Ora, al di là dei piedi allo stacco, che ci sono vari modi di mettere i piedi allo stacco, ok? C'è lo stacco aperto, c'è lo stacco stretto, oppure c'è lo stacco radente o balzato, ma su questo adesso non voglio soffermarmi, a meno che poi non me lo chiediate. Ma la cosa che abbiamo visto e che ha confermato il nostro biomeccanico è che, soprattutto ad esempio quando un destro attacca da 4, quello che ci permette di attaccare la palla, ossia di anticipare il colpo, è soprattutto l'orientamento dello stacco. Perché? Perché l'orientamento dello stacco, soprattutto del piede destro, determina un limite, ok? Alla possibilità di anticipare il colpo sulla diagonale, per un motivo che se io stacco, ovviamente se un destro stacca da 2 è diverso perché ha la possibilità di volare verso la palla, ma quando lo fa da posto 4, ha un limite di 20 gradi, okay, rispetto alla direzione dello stacco per andare a prendersi la palla. Quindi, se il destro è orientato verso la rete, lui volerà verso la rete, non riuscirà ad anticipare il colpo sulla diagonale. E questa cosa è una cosa che fa la differenza, soprattutto con le bimbe. Se voi guardate le bimbe, molto spesso quando attaccano, finiscono dentro la rete, invece devono finire verso la palla. Ed una delle cose che fa la differenza è l'orientamento dello stacco. E questo soprattutto nel contrattacco, dove a volte non si ha tutto il tempo, ok? Per magari prendere la distanza, orientarsi e tutto, fa veramente la differenza. Ed è una cosa che secondo me provate, è una cosa che fa la differenza perché sentono subito l'idea di poter anticipare di più il colpo perché non hanno questo limite della direzione dello stacco. E un'altra cosa che volevo farvi vedere al volo, visto che facciamo attacco, contrattacco, è l'utilizzo delle braccia, perché sulle braccia se ne ha dette tante, ok? Io volevo solo farvi vedere una cosa. Questo qui è Filippo Tortu. Guardate in questa sequenza cosa fa. Lui parte tipo oscillazione, tipo pallavolo, perché è da fermo. Grande slancio e poi inizia a fare dei balzi e guardate come cambia la dinamica delle braccia. Fa una circonduzione con le braccia che fanno due cose diverse.
Quindi questa cosa per farvi vedere che l'utilizzo delle braccia è strettamente correlato al tempo che i piedi passano a terra. Quindi ci ho messo anche mia figlia che fa la rincorsa e vedete che lei, che non ha forza, ha solo capacità elastica perché è una bimba, ha fatto un balzo e ha fatto un'oscillazione molto lunga che è diciamo, il modo di coordinare le braccia tra i più efficaci. Io non gli ho detto nulla, però lei ha fatto quello che è più efficace, ossia quello che ti permette di raddrizzare di più il busto, ok? E quello che ti permette poi di decollare. Perché l'utilizzo delle braccia nella rincorsa è qualcosa di molto, molto efficace. Qui noi abbiamo fatto uno studio su come utilizzare le braccia. Oh, le braccia possono essere utilizzate o in circonduzione o in oscillazione. E possono essere usate o in flessione o in estensione, nel senso io posso fare una circonduzione a braccia flesse o a braccia stese, quindi per fuori, e la stessa oscillazione la posso fare a braccia flesse o a braccia estese. Ma cambia in modo clamoroso la loro funzione. Perché? Se io oscillo a braccia estese, il tempo di durata di questa oscillazione è molto più lungo rispetto a una circonduzione, ad esempio, a braccia flesse. Se voi vedete una, che ne so, una che non ha rincorsa, che fa? Accorcia lo stacco, scusate, accorcia l'azione delle braccia perché dura meno, okay, lo stacco a terra. Quindi è tutto stracoordinato. E lo sforzo nell'oscillazione è massimo rispetto alla circonduzione. L'accelerazione che ottengo in questa col braccio disteso è maggiore rispetto a quello che ottengo con la circonduzione. A volte noi correggiamo tantissimo e non tira sul sinistro, non tira sul sinistro. E cosa diciamo? Tira sul sinistro. Molto spesso quando non tirano sul sinistro è perché le braccia non accelerano. Se le braccia non accelerano, il sinistro non va su, cioè non è il fatto che il sinistro è basso, è il fatto che le braccia non accelerano. E se le braccia non accelerano, non ha nessun motivo per tirare su quel sinistro. Quindi occhio su questa roba qui perché a volte anche io ci cado spesso e dico, ah, tira sul sinistro. Buonanotte, ma perché non va su? Perché forse non c'è un'azione che gli porta sul sinistro. La velocità nella circonduzione è maggiore, quindi io partendo qua da zero nell'oscillazione ho un'accelerazione maggiore perché parto da zero, quindi accelero tantissimo, però la velocità è più elevata quando faccio circonduzione. La cosa più importante è che l'oscillazione, quindi questo movimento esteso è quello che mi raddrizza di più il busto. Quindi, se io sono uno che si butta un po' troppo verso la rete, ad esempio, l'azione delle braccia mi può aiutare tantissimo a verticalizzare, perché, ad esempio, l'oscillazione a braccia estese è quella più efficace per verticalizzare l'azione, perché comunque perturba tanto il busto nel mandarlo avanti, ma poi riesce anche a raddrizzarlo se abbiamo accelerato. Mentre una circonduzione ci aumenta la componente orizzontale del salto. Tutte queste cose sono cose che ho voluto mettere perché abbiamo visto che l'azione delle braccia è veramente infinita. Cioè, abbiamo visto che le atlete fanno mille cose con le braccia e a volte fanno anche cose asimmetriche, nel senso che il destro fa una cosa e il sinistro ne fa un'altra. Ma la cosa che ci tenevo a dirvi sono queste tre cose qui sull'utilizzo delle braccia. Del fatto che quando il braccio è dietro, ok, è perché lo dobbiamo far accelerare. Quando il braccio ci passa di fianco, ok, è perché dobbiamo raddrizzare il busto, perché quando poi il braccio arriva qua davanti ci deve far decollare. Quindi l'azione delle braccia è strettamente correlata allo stacco. Strettamente dura il tempo dello stacco. Vi faccio vedere una cosa. Qui c'è, credo sia Plotinski che attacca la seconda linea. Vi faccio vedere come utilizza le braccia. Qui c'è il braccio dietro che accelera. Adesso compare meglio. Quando il braccio passa vicino, vedete come il busto si incomincia a raddrizzare, ok? Quindi lui ha iniziato lo stacco, cioè le braccia dietro, con il tallone a terra. Quando il braccio è qui, raddrizza il busto.
quando le braccia vengono avanti e quindi iniziano a staccarsi i piedi, l'atleta decolla e poi da lì c'è il caricamento. Vi faccio rivedere questa azione della Velikovic, perché da lei si vede tantissimo. Guardate, lei qua comincia. L'unica cosa che fa, aspetta, vi fermo l'azione di qua, se no vi deconcentra. Guardate quello che fa la Velikovic. L'unica cosa di diverso che fanno i centrali è che anticipano leggermente l'oscillazione. Guardate lei. Vedete che le sue braccia iniziano a tirare un pochino prima, ok, rispetto al tallone a terra. Quindi non è che cambiano la dinamica. Oscilla come fa uno schiacciatore, ma la sua oscillazione comincia un pochino prima, quindi accelera un pochino prima. Guardate quanto si vede, quanto raddrizza il busto. Guardate lei. Quindi accelera, guardate qui come raddrizza quando il braccio passa di fianco. Si nota tantissimo. Vedete? Tum, il busto è dritto. E da lì lei decolla, e lei decolla di brutto perché salta tantissimo. Vi ho voluto far vedere queste due cose dello stacco, ok? Sul fatto che sia orientato e sull'azione delle braccia, perché a volte, secondo me, guardiamo solo la parte finale, quindi che ne so, diciamo, anticipa, no? Va a prendere la palla prima, cerca la diagonale, però magari non è nelle condizioni. Oppure magari a volte correggiamo una postura in area di quello che succede quando non c'è nessun motivo, ok, per tirare su quel sinistro, perché se il braccio non ha accelerato, quel sinistro non andrà mai su, o anche il destro a volte se accelera poco. Andiamo sul contrattacco, ok? E sul contrattacco, sull'attacco in generale, noi utilizziamo queste due idee: attacca il palleggiatore o attacca la palla. Per questo motivo qui. Perché molto spesso si dice, ok, finché il palleggiatore è più o meno sul perfetto, noi giochiamo rapido. Poi quando si sposta, magari chiamiamo un'altra palla. La cosa che invece vogliamo noi è riuscire a mantenere la stessa velocità anche se il palleggiatore va a spasso per il campo. E attacca il palleggiatore, attacca la palla, è proprio questa idea qua, che se il palleggiatore sceglie di giocare lontano, ok, rispetto alla sua posizione, lui non cercherà un missile terra-aria che taglierà l'antenna, ma sa che il nostro attaccante attacca la palla in quella situazione, ossia nella fase di volo volerà verso la palla per riuscire a non far abbassare la traiettoria. Quando invece il nostro palleggiatore gioca vicino, okay, quindi decide di non fare strada, di giocare magari no, con un controtempo tra il centrale, quello che vuole però gioca sul lato corto, l'attaccante cerca di attaccare il palleggiatore, quindi di entrare il più possibile vicino con lo stacco al palleggiatore, e il palleggiatore deve solo preoccuparsi di tenere la palla dritta in quel caso, perché si avvicina a lui in quella situazione. Guardiamo un po' di attacca la palla in contrattacco. Qui c'è Miriam, che è una che lo fa davvero bene. Guarda lei qui che vede Lia per terra come se la va a prendere. Idem anche il centrale, qui il centrale manda il palleggiatore un po' lontano, gioca nel 7 e lei vola a prendersi la palla. Qui anche in questo contrattacco in cui c'è l'alzata del libero, Paola va verso la palla. Guardate questa palla di contrattacco di Serena, la palla non l'avrebbe attaccata, cioè non sarebbe stato un attacco. Invece quell'idea di andare verso la palla permette di trovare intesa. E la stessa cosa quando giochiamo di più sul lato corto, quindi qui Lia correva. Vede quando entra con lo stacco Pietrini su questa situazione qua. Qui lo stesso Paola su una palla vicino che riguarda con lo stacco la situazione. E qui lo stesso, lei gioca sul lato corto e lei entra il più possibile con lo stacco su quella situazione. Questa idea di attacca il palleggiatore, attacca la palla, secondo me è il modo più efficace per creare intesa, perché altrimenti è sempre tutto nelle mani del palleggiatore, che deve gestire due tempi diversi, situazioni sempre diverse. Invece il palleggiatore fa il suo e sa, tra virgolette, quali sono i suoi limiti, ma limiti non nel senso tecnici, i suoi limiti nel senso di dire io arrivo lì, ok? Tipo sulla palla in apertura la mia palla può restare corta, perché ovviamente può restare corta e me la giusti tu,
Quando invece sono vicino, la cosa che faccio è provare a tenerla la più dritta possibile la palla, in modo che tu hai la possibilità di entrare e scegliere i colpi. Anche perché quando di solito il palleggiatore gioca sul lato corto, il muro segue. E quindi se il muro segue, io devo avere la possibilità di tagliare fuori il muro, magari entrando un pochino di più con la rincorsa. Andiamo sulla scelta dei colpi. Spara, anticipa, ritarda, che sono le tre scelte che abbiamo. Ho messo questa cosa del TD consiglio tira alto sulle mani perché, cacchio, ma lo dicono tutti, tutti i timeout, tira alto sulle mani, tira alto sulle mani. Io a volte, ragazzi, dico, ma questo tra un po' ci mandano a quel paese, ma diciamo sempre tira alto sulle mani. O non l'hanno capito, ok? Oppure, boh, diamo un'altra indicazione perché, o alleniamolo di più, perché, ma sarà possibile che ogni timeout dobbiamo dire che devono tirare alto sulle mani? A me questa cosa qui fa sorridere, però al di là di questa roba qua, adesso magari la prossima volta lo dirò io, quindi dirò, ci sono cascato anch'io. Secondo me è un concetto che dobbiamo allenare bene. E secondo me il limite tra essere coraggiosi e essere incoscienti è molto sottile. Nelle Marche si dice il chioppo non vale doppio, quindi se io tiro forte non è che prendo 2 punti. E se io sono di fronte a 2 camion, no? Fermi, e io devo fare qualcosa di intelligente, andargli addosso a 300 all'ora, secondo me, non è il massimo, ok? Però questa cosa qui, secondo me, è una cosa che dobbiamo sensibilizzare, ecco, che dobbiamo sensibilizzare, perché molto spesso, quando la palla è anche molto vicina, ok, il fatto di cercare quel colpo forte chiuso è una cosa che secondo me è più dire speriamo che vada, ok? Speriamo che qualcuno si addormenti, ma spesso non si addormentano e la palla torna forte. Una cosa che infatti mi piace un sacco dei maschi è come gestiscono questa palla. Cioè, secondo me è una delle differenze più grosse nella gestione del contrattacco tra i maschile e femminile è la gestione delle palle, diciamo, delle alzate trappola, quando sono la palla è molto vicina, in cui loro spingono tanto di più di noi a cercare o magari il punto o anche la rigiocata rispetto a quello che facciamo noi. Ed è una cosa che secondo me va allenata di più, perché va bene tirare alto quando magari ho la possibilità di cercare altezza, ma a volte non ho la possibilità di cercare altezza e noi tirare alto sulle mani, e secondo me invece dobbiamo inventarci qualcos'altro, perché poi riusciamo sempre con il chioppo, ma spesso il chioppo poi è più nel nostro campo che in quello degli avversari. Aspetta che mi va indietro. Quindi allora, attacca il palleggiatore, attacca la palla e poi ci sono la scelta dei colpi. Quindi l'idea è che lo spara è qualcosa dove io cerco il colpo alto e profondo. Qui c'è un contrattacco. Qui uno spara importante di Paola, anticipa, ossia il fatto di andare a cercare di uscire da muro. Qui c'è un grande colpo di Pietrini che esce lì sulla diagonale. Oddio, è saltato il frame. E qui un altro colpo, invece, mi sta saltando il frame anche a me, non so perché. Comunque poi i video ve li rimando. Oppure ritarda, ossia la giocata tattica, e quindi l'idea che sul contrattacco il fatto di giocare o il money out, oppure qualcosa di. Qualcosa di tattico, ok, all'interno del campo. Quello appunto che manca nel ritarda è questa palla spinta che secondo me noi dobbiamo allenare un po' di più, ok? Perché lo facciamo troppo poco, secondo me è un modo per ogni tanto al posto di tirare alto sulle mani, ok, per uscire da quella situazione lì. Vado sull'allenamento, ci sono domande? Davide, ce n'è una sull'uscita da rete del posto 2, quindi la transizione del giocatore che esce da rete da posto 2 se viene fatta con 5 appoggi. Con 5 appoggi? Sì, c'è un allenatore che chiede se sono 5 i passi in uscita quando si esce da zona 2 per riproporsi poi in attacco. No, 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 sono
Allora, aspetta, vi faccio rivedere, vado indietro. Ora, 5 non sono mai, anche perché se ne fai 5, penso che guardi la palla a volo, perché... aspettate, provo a riandare sulla slide. Questo. Se qualcun Io altro ha delle sono... domande potete scriverle. Mi vedete la freccia sullo schermo? Sì, si vede. Ok, io qui sono destro-sinistro, faccio apertura sinistro, poi destro, sinistro-destro, quindi sono quattro appoggi. Apro, destro, sinistro-destro, quindi sono quattro gli appoggi e ho già il sinistro avanti per ripartire. Quattro in uscita e due in entrata. E Hai già il quattro in sinistro uscita. avanti, poi fai destro, sinistro e attacchi. Sì, poi da lì dipende. C'è chi riappoggia il sinistro. Ad esempio, Paola che prende il tempo, infatti è una cosa su cui abbiamo lavorato un po'. Ad esempio, Paola piace sempre passare sul sinistro e a volte quando ha il sinistro lei fa tipo fa un cambio del piede perché le piace prendere il tempo passando sul sinistro, non le piace tenere il sinistro fermo. Oppure c'è gente che tiene il sinistro e fa solo lo stacco, oppure rimette il sinistro. Da lì poi dipende, secondo me, da quanto tempo hai. Però i passi sono questi: sono quattro a specchio dall'altra parte, no? Quando lo facciamo il mezzo giro dall'altra parte a destra, solo che ovviamente arrivo col destro avanti, non arrivo col sinistro avanti. Se voglio arrivare col sinistro, devo fare l'altra tecnica che è... Aspetta, vado dietro. Con questa tecnica qui, è la stessa che abbiamo visto adesso, io faccio, apro di destro, poi faccio i quattro appoggi, ok, quattro, però ovviamente arrivo con il destro avanti. Se voglio arrivare col sinistro avanti, devo fare questa tecnica qua, invece faccio sempre apertura, sinistro e poi quello split. Volete rivedere il video? Poi tanto ve li mando. Ragazzi, appena Davide mi manda i video, io comunque, oltre al video della lezione, vi giro anche i video che ha fatto vedere durante la lezione, perché si stanno vedendo un po' a scatti, così avete il modo di Ma focalizzare immagino, infatti sulla guarda. lezione. È chiaro questo? Sì, Dei quattro. Ok. mi sembra proprio di sì. E poi chiedono un'altra cosa che però chiedono quanto tempo si può dedicare per mezzo giro o giro completo durante l'allenamento. Cioè, In che senso quanto tempo? non so che cosa intende. Adesso ho chiesto un chiarimento, appena me lo Ah, dati, ok, ti chiarisco. aspetta, allora vi faccio vedere, vado un attimo avanti, vi dico quando dedico tempo io a Ti faccio cosa. l'ultima, Davide, se... Ah, ok, vai. Come far capire l'importanza del money out nel femminile? Come fare a capire l'importanza del maniero del femminile? Non lo so, perché poi... Io non credo tanto nei punteggi no, speciali, cioè nel senso di dire ti do 2 punti se fai il money out, no? Secondo me devono passarci e dire in contrattacco non stiamo mettendo giù la palla e quindi dobbiamo trovare un altro modo cioè dobbiamo secondo me renderle... consapevoli che se in quel modo non va giù, dobbiamo inventarci qualcos'altro. E credo che il money out fa parte di tutto quel lavoro anche con la palla spinta. Perché secondo me capire quando fare una cosa o l'altra è il passo più importante. Perché molto spesso noi ci fissiamo, non sai fare money out, no? Per dire, non sai fare money out. E quindi perdiamo un sacco di tempo, spendiamo un sacco di tempo per insegnare il money out. Però magari quell'atleta è così, tipo come Miriam, no? È così orientata sulla diagonale che a volte, cioè, fa proprio fatica a farlo il money out, perché comunque, tipo, che ne so, anche Wantorena non è uno che fa tanti money out, perché comunque lui ha un colpo. La diagonale, tutta la diagonale, da stretta, strettissima, profonda, però fa quel colpo.
E Miriam la stessa cosa, quindi credo che sia qualcosa di legato alle caratteristiche, ok? E capire se quella caratteristica può entrare a far parte di quell'atleta, perché altrimenti se non fa parte è più una cosa nostra il fatto che non sa fare il money out, però c'è da vedere se può farne altre di cose o se magari non lo sente, ok? Quel money out. E quindi capire come farli entrare nella testa che può essere una soluzione. L'unica cosa che vi dico io, no, cioè io, non credo tanto in quegli esercizi in cui ti do qualche punto in più se fai quel colpo che ti dico io. Magari ti metto una situazione di difficoltà, ad esempio a me piace tantissimo partire da una situazione in cui da difesa loro mettono subito l'alzata e magari la mettono vicino a rete. E su quella palla lì iniziamo il gioco. Quindi loro hanno un passo di rincorsa, la palla che comunque non è precisa perché viene da una difesa e si devono inventare qualcosa. E quel qualcosa deve essere qualcosa che ci permette di giocare, perché magari non riescono a far punto. E quindi potrebbe essere appunto una palla spinta, un money out. Quindi mi piace più ricreare una situazione di difficoltà in cui magari loro possono vedere veramente a cosa riconoscono, a cosa serve quella cosa, piuttosto che dare dei premi. Ritornando invece a quel discorso relativo a quando alleno le transizioni, soprattutto no? Il mezzo giro questo è più o meno il mio allenamento tipo, quindi a parte il lavoro specifico per ruoli, l'attivazione del bagherone che è la parte iniziale, il primo lavoro di allenamento vero, di salto, è attacco contro muro. Già nell'attacco contro il muro, molto spesso chi magari non fa muro, chi è, già incomincia a fare delle transizioni. Quindi dopo il muro, se quando la palla passa, noi iniziamo a fare subito delle transizioni. Quindi se muri, ok, se la palla passa, perché di solito facciamo una linea di muro contro una linea di attacco senza nessuno indifeso, solo il libero in difesa, appena la palla passa, noi recuperiamo subito la rete e poi via, altra azione di muro. Quindi questa cosa qua. A volte vi dico che noi facciamo riscaldamento a muro. Ditemi quante persone dopo il salto a muro fanno la transizione. Nessuno. Nessuno. Io a Conegliano, quando il primo anno che avevo le americane, quando facevo riscaldamento di muro, le americane investivano le italiane. Sempre. Perché le italiane restano lì. Le americane dopo ogni muro c'è la transizione, quindi ogni volta le investivano, si scavigliavano perché le italiane non si spostavano, per dire quanto loro danno peso a questa cosa. Se faccio muro, dopo il muro c'è la transizione, quindi esco da rete, esco da rete. L'altra situazione dove la potete allenare tantissimo è difesa alzata, quindi un lavoro di difesa alzata 3 contro 3, come ho spiegato l'altra volta, con 1-2 prima linea, comunque restate 3 contro 3, in tutte quelle situazioni lì. Loro devono recuperare la rincorsa e andare. Molto spesso, quando magari faccio 6 contro 6 e faccio solo, non faccio palle aggiuntive, quindi faccio il cambio palla, la battuta e basta, senza palle aggiuntive, mi piace prima di iniziare il set fare 4 palloni giocando in due tocchi. Quindi loro fanno 6 contro 6 giocando in due tocchi. E si ammazzano a livello di ritmo perché giocare in due tocchi è molto molto intenso e loro da ogni difesa devono riuscire subito a rimettere l'alzata. Quindi queste qui devono spostarsi, uscire da rete, contrattaccare e andare. Quattro palloni già hanno la lingua per terra perché fanno 1 minuto a 200 all'ora e poi si inizia al ritmo invece di gioco normale tutto il resto. Questo lo faccio perché a volte quando il ritmo è tanto basso, ok, perché usiamo solo il cambio palla, mi piace alzare un po' comunque i battiti e il modo di ragionare rapide che hanno quando facciamo questo lavoro in due tocchi. Quindi lo faccio sia per fare un lavoro, diciamo, di attenzione tecnica, perché ci vuole una grande attenzione tecnica a fare questa cosa, ma anche a livello di ritmo è una cosa che mi piace un sacco. Quindi già qui di transizioni ne avete fatto un bel po'. La domanda di prima, quella del mezzo giro del giro, quanto tempo dedichi,
È legata a questa cosa, gente che fa 3 allenamenti a settimana, quindi non ha così tanto tempo, con atlete che hanno automatizzato già degli altri tipi di spostamento, volevano sapere, quanto serve per fare una modifica di questo tipo, quindi cambiare il movimento in uscita. Allora, quanto serve? Non te lo so dire perché a volte se non lo conoscono lo prendono in 2 secondi. Cioè, a volte quando noi, poi l'hai visto anche tu, Luca, quando facciamo gli interventi in regione, magari non lo conoscono, tempo 5 minuti lo prendono. Poi magari nel gioco non riescono a riproporlo, però lo prendono subito come movimento. Se l'hanno stabilizzato è diverso. Io ad esempio, cioè, non mi sogno di dire a Miriam: Miriam, girati e fai il mezzo giro. Anzi, lei di solito quando noi facciamo questi lavori non mi ascolta perché sennò gli si incasina il cervello, mezzo giro, lei corre all'indietro, punto. E quindi lei correrà all'indietro per tutta la sua carriera, cioè non è un problema. Però potrebbe diventare un problema perché a volte anche, ad esempio, fare 4 appoggi da posto 4, uscire con 4 appoggi ed essere a tempo con il palleggio non è per niente facile, non è per niente facile, diventa difficile e se si corre all'indietro ancora di più perché quando tu corri all'indietro il numero di appoggi magari è uguale perché tu correndo all'indietro magari fai sempre 4 appoggi per recuperare la rincorsa, ma quando arrivi hai perso una delle caratteristiche della transizione, ossia hai le spalle indietro e quando tu cambi per andare avanti è un altro tempo, quindi non è la stessa cosa. Poi se hai caratteristiche per farlo, ok. Se vediamo che questo porta un ritardo nel contrattacco, magari per questo motivo qui non riusciamo mai a giocare un contrattacco, magari no, tirato forte. Poi per carità, di solito si dice: oh, non è riuscito a contrattaccare, ammorbidisci la palla. Ok, ammorbidiamo la palla, però c'è anche altre robe da fare, cioè nel senso che ammorbidire la palla non è l'unico modo per giocare un contrattacco. Se riusciamo a fare qualcosa di diverso, essere a tempo e non attaccare sempre una palla alta, che è una palla difficile, cioè è difficile per la gente in Serie A, penso che per le giovanili o per una serie o una divisione non sia così facile attaccare sempre una palla alta. E quindi credo che se ci sono dei motivi che loro sentono per cambiare la transizione, io ce li spenderei un po' di tempo, farei meno scalette e in questi esercizi qui, cioè secondo me loro lo sentono. Anche nel mio esercizio, quello che avevo detto, il 6 contro 6 in 2 tocchi, cioè, ma se corri all'indietro guardi la palla volo, non ce la fai mica a farlo, perché il tempo che hai fatto 2 appoggi già ti è arrivata la palla. Chiarissimo. Se avete altre domande, scrivetele in chat, le teniamo per la fine. Riguardo al contrattacco, dei lavori particolari legati magari agli esercizi sono tanto nel 6 contro 6, perché poi ovviamente quando facciamo tutto il lavoro dei colpi o attacca la palla o attacca il palleggiatore, diciamo che basta generare un primo tocco un pochino meno preciso e da lì potete allenare ogni tipo di situazione. E nei 6 contro 6 mi sembra che già l'altra volta l'avevamo fatto questo, non mi ricordo. Sì, il L'avevamo backup di visto già palla, sì. questi? Sì? E Transizione, sì. il rest game l'avevamo visto? E poi serie di combinazioni di palloni in cui giocare il contrattacco. Diciamo che sul contrattacco molto spesso, cioè se io voglio migliorare una situazione di contrattacco nel 6 contro 6, mentre il cambio di palla funziona allo stesso modo, cerco di generare la situazione che mi interessa sviluppare. E mi piace sviluppare l'azione di contrattacco in modo abbastanza vero. Quindi avete del tipo: ho detto, se voglio allenare una situazione di alzata difficile, faccio fare una difesa e da quella difesa loro devono contrattaccare subito. Oppure con un allenatore, uno sparring che tira un pallone a
attaccando in modo del tutto vicino a quello che dobbiamo allenare, quella situazione che può essere una palla alta, una palla super, e poi su quella situazione lì gestire il contrattacco. Mi piace allenare il contrattacco ovviamente in situazioni di palla scontata, oppure in situazioni in cui, ad esempio, il 3-2-1, quindi all'inizio hai tre possibilità, man mano che bruci le possibilità che hai degli attaccanti, ti trovi alla fine con un attaccante che ha il muro più piazzato, e quindi in quella situazione lì il giocatore deve trovarsi delle soluzioni in più per riuscire a trovare il colpo giusto da fare in quella situazione. Un po' questo, ecco, sul contrattacco. E altre cose non ne ho sul contrattacco, cioè nel senso che più o meno le cose che faccio sono queste, e con una grande attenzione a quello che sono tutto il discorso delle transizioni, perché secondo me il contrattacco nasce da lì, dalla capacità di gestire quello spostamento col tempo giusto. Avete visto che a volte un appoggio in più fa la differenza. Avete visto che anche nelle tecniche iniziali, quella ad esempio da 4 col giro a destra, Pietrini lo fa da Dio e fa tre appoggi spaccati e da lì riparte a 1000. E se già uno si aggiusta con un passo in più, incomincia a essere qualcosa di diverso e di meno efficace. E quindi credo che, diciamo, la base del contrattacco sono le cose che vi ho detto, quindi la capacità delle transizioni, conoscere le transizioni, e quella cosa lì dello stacco orientato, secondo me, è di un'importanza vitale insieme a quello che posso fare con le braccia per aiutare quello stacco. E poi c'è tutta la situazione di creare intesa, perché se io gioco comunque una palla alta, gioco una palla alta e finisce lì. Ma se io voglio fare qualcos'altro, e ho fatto tutto bene, il discorso delle transizioni, il discorso dello stacco, attacca il palleggiatore, attacca la palla, secondo me sono situazioni che poi ti aiutano a sviluppare l'ultima parte, che è la scelta del colpo, e quindi spara, anticipa, ritarda, che sono le situazioni che poi ci permettono di trovare la soluzione giusta. Quindi secondo me sul contrattacco alla fine le cose più importanti sono queste, e con un'importanza secondo me incredibile su come prepariamo questa situazione, perché abbiamo pochissimo tempo. Vado con una domanda. Vai. Come fai a lavorare durante l'anno con i principi che hai esposto adesso con le ragazze della nazionale? Cioè, dedichi del tempo a parlare con loro anche durante la stagione, oppure è una cosa che fai solo nel periodo in cui le hai in collegiale durante l'estate, nella preparazione delle No, manifestazioni? ogni tanto, cioè quando magari studio qualcosa, gli butto lì la pulce nell'orecchio abbiamo studiato qualcosa, ad esempio, sulla battuta, e quindi magari chi magari secondo me deve migliorare qualcosa in battuta, gli dico qualcosa sulla battuta. E ho condiviso quell'idea delle braccia basse, e devo dire che in molte lo stanno facendo, anche in qualche altro club, visto che lo stanno facendo, e in più è un modo anche per vedere se è vero, se è giusto questa cosa. E quindi più o meno mi organizzo così, cioè nel senso che su alcune cose le aggiorno, gli metto la pulce, e a volte gli chiedo io se ci sono delle cose, se ci sono delle cose che magari vogliono sentire o percepire meglio, e quindi ci scambiamo queste cose. Poi il resto lo facciamo quando arriva. Chiarissimo. Avete l'occasione di fare delle domande all'allenatore della nazionale, approfittatene adesso. Scrivete domande, scrivete le vostre domande in chat in modo tale che possiate avere delle risposte. Davide, di spunti ne ha dati veramente tanti in questo intervento. Qualunque cosa, scrivetela pure.
Io intanto vado con la domanda presenza. Non l'ho ancora fatta, ragazzi, un attimo. Eccola. Se sono mancino non cambia nulla. Cioè, se sono mancino le stesse tecniche rovesciate, no, Letun, se sono mancino. Ah, ok. Ne è andata una, solo che sta mettendo tutte le presenze. Ok. Ed è partita su. Cioè, in conduzione, oscillazione delle braccia a livello didattico, quale preferisci? O dipende solo dalle caratteristiche fisiche? Aspetta, aspetta, che non ho sentito, perché ne leggevo una, se Ah, faccio ok. l'orientamento da 2 e 4 passi, poi mi manca un appoggio per la rincorsa e 4 appoggi. Ora, la rincorsa e 4 appoggi, rispondo prima a questa perché mi sembra una cosa da puntualizzare. Allora, i 4 appoggi vanno conosciuti perché sono soprattutto del cambio palla. Okay? I 4 appoggi della rincorsa sono soprattutto del cambio palla. In contrattacco molto spesso si fanno o 3 appoggi, ok? O addirittura si fa solo lo stacco. Quindi avete visto prima Pietrini con il sinistro a terra, ha fatto solo lo stacco. E quindi i 4 appoggi fanno parte soprattutto del cambio palla. E in break point, secondo in contrattacco, solo secondo me, se giochi una palla alta e tutto il tempo puoi entrare con i 4 appoggi. Ma deve essere proprio una palla alta. Se invece la palla resta più o meno esclamativa vicino a con 4 appoggi, non ci fai nulla. Non c'è il tempo di fare 4 appoggi. Ti faccio questa adesso, Sì. circonduzione o oscillazione delle braccia. A livello didattico, quale preferisci? O dipende solo dalle caratteristiche fisiche? Dipende tantissimo dalle caratteristiche fisiche, ma tantissimo. E soprattutto dal tempo che passano a terra. Allora, la cosa che abbiamo visto è che la maggior parte delle bambine fanno uno stacco balzato stretto, perché è il modo più efficace per recuperare energia elastica. E la cosa che mi viene da dire è che nella didattica dobbiamo far sentire, cioè, cose diverse, perché non lo so io, non c'è una tecnica migliore di un'altra. Abbiamo visto addirittura che ci sono atleti che cambiano l'oscillazione delle braccia e lo stacco se fanno ad esempio una super o una palla alta. Abbiamo visto ad esempio che ci sono tante atlete tipo Pietrini, tipo Egonu, che quando erano bambine, adesso lo fanno meno, ma facevano un'azione asimmetrica, ossia il sinistro faceva una circonduzione e il braccio faceva un'oscillazione. Non gli hanno insegnato nessuno, ma a livello biomeccanico è una figata, perché il sinistro deve cercare subito di verticalizzare, mentre il destro deve accelerare, ok, per portare poi a raddrizzare il busto. Cioè, sono elementi di coordinazione che penso che nessuno di noi riesce a impostare, però possiamo far sentire, cioè possiamo far sentire, secondo me, coordinazioni diverse. E quello che abbiamo visto noi è che quando abbiamo, che ne so, impostato ad alcune atlete, che ne so, accorcia ai centrali, accorcia le braccia perché così va in anticipo, se tu sei, che ne so, un cristiano di 1,90 m, come capita a noi, magari non, noi siamo più fortunati, però se sei uno bello lungo e magari rincorri con le braccia piegate, fai più fatica ad raddrizzare il busto e quindi a volte non riesci a anticipare perché il busto non riesce a raddrizzarsi, quindi non riesci ad anticipare. Al di là che può capitare di più con uno con un busto molto, molto lungo, però potrebbe essere una situazione che non ti permette. E secondo me dobbiamo lavorare un po' sulle percezioni. E se tu conosci
già che una circonduzione cambia rispetto a un'oscillazione, potremmo giocarci in questo. Se invece per noi è tutto uguale e incominciamo a dire no, in Lombardia fanno la circonduzione perché c'è quella politica lì del Movimento 8, che ha un suo perché, ma non è la tecnica. Perché poi vediamo che tantissimi fanno invece l'oscillazione, la fanno da Dio perché la Velikovic, quell'oscillazione lì è da prendere manuale, non so, magari per atlete che si sentono come lei, sì. E quindi io partirei soprattutto dallo stacco, che secondo me è uno stacco balzato stretto per delle bimbe che hanno poca forza è l'ottimale, e poi capire come riescono a uscire meglio da quella situazione. Prima avete visto, ad esempio, Gaia, che mia figlia, che ad esempio oscillava a braccia distese, però potrebbe essere che ci siano altre situazioni che siano più efficaci per quell'atleta. Noi stiamo Perfetto. facendo adesso uno studio sui centrali al Club Italia e cacchio, abbiamo visto che le braccia aiutano troppo poco. Aiutano veramente troppo poco, cioè devono fare qualcosa di più con le braccia per migliorare lo stacco. Però siamo all'inizio, quindi non vi dico niente, sennò fatemi finire di studiare. Su questa domanda si apre un mondo, e le palleggiatrici come le alleni sul contrattacco e cosa dici loro? E la parola. Una delle parole chiave per il palleggiatore è metti a tempo il centrale al posto 6. Se riguarda anche nella timeline, la seconda, quando lei elabora, okay, la prima cosa che deve fare è mettere a tempo il centrale al posto 6. Quindi anche in contrattacco, l'idea è che lei deve aspettare e mettere a tempo e creare pressione sul centro della rete. E quindi il primo obiettivo, al di là che sia cambio palla o break point, deve essere quello. Quindi se lei salta in contrattacco perché senza aver aspettato il centrale, la prima cosa che gli dico è: l'hai visto il centrale? No, se continui a saltare così, magari lo vedi sempre meno. E quindi l'idea che io devo comunque, visto che il centrale è quello più in difficoltà nella transizione, aspettarlo e poi da lì gestire il contrattacco. E credo che la quick sia una palla molto molto efficace, perché molto spesso c'è la tendenza ad allargarsi, e credo che la quick nel femminile, o la palla da zona 6, la pipe, non so, chiamatela come volete, sia una palla più da contrattacco che da cambio palla, e nel contrattacco ha un peso importante. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è questo. E poi sul discorso del contrattacco, la nazionale cerca sempre di sviluppare il principio che se non arriva nelle condizioni il palleggiatore, se c'è uno che è messo meglio del palleggiatore, palleggia quello. Perché secondo me anche nel contrattacco ci deve essere la possibilità di scegliere chi far contrattaccare, cioè nel senso non di avere sempre un'uscita. Poi noi abbiamo un'uscita che hanno pochi al mondo, come Paola, però il discorso di provare ad avere più uscite possibili anche in contrattacco è una cosa su cui lavoriamo tanto. Ok, ti è mai capitato nel 6-6 di dover gestire l'errore? Se sì, come intervieni sul gioco o eventualmente sul punteggio, o come intervieni in generale, quindi con atlete o atleti che stanno sbagliando molto in quel momento? E allora, a me non piace utilizzare la parola rischio. E parlo del palleggiatore, parlo degli attaccanti, parlo di chi va in battuta. Cioè, io cerco di non utilizzare mai rischia o non rischia, perché credo che il giocatore debba sentire le situazioni. E ovviamente se sta rischiando senza un senso, ok, cerco sempre di
di capire cosa sta cercando in quel rischio. Perché se l'ha fatto, significa che se lo sentiva. Mi ricordo una partita in cui ho visto, ad esempio, Cambi fare un'alzata da per terra sulla 7, in contrattacco, e anche i telecronisti dire: "Ah, bravissima, oh, che giocata. Palla dopo non gli riesce, ha rischiato troppo." E cacchio, è un po' troppo facile. Cioè, caspita, quando riesce è brava, quando non ci riesce rischia troppo. Però poi anche noi facciamo così, cioè finché riesce, bene. Quando fa una cosa figa e non riesce, ha rischiato troppo. E invece, secondo me, capire se hai fatto una cosa figa, te la sei sentita, quindi vuol dire che ce l'avevi, vediamo cos'è che è mancato per riuscire a farla venire del tutto quella palla. E quando vedo troppi errori, a volte faccio gli esercizi con il reset, quindi tipo questo qua. Sì, il doppio break. Cioè, ad esempio, se fanno due breakpoint consecutivi, azzerano una squadra avversaria. Quindi tu giochi una partita normale, e questo a volte lo chiamavo dal tramonto all'alba, cioè nel senso che non finiva più. Io mi ricordo che juniores non finiva mai. Quando c'erano tanti errori, mettevi questo, era uno stress importante. Oppure a volte mi piace mettere delle ancore, cioè del tipo le cose non vanno, del tipo si gioca una partita solo break, visto che facciamo il break point, facciamo il contrattacco, giochi solo break e quando sei molto indietro nel punteggio puoi decidere di giocare una battuta e quindi far giocare il cambio palla alla squadra avversaria e se riesci a ottenere quel cambio palla. Scusa, se ottenere quel break, azzeri la squadra avversaria. Cioè, a volte mi viene da dire, se le cose non vengono, mettiamo magari un pochino di accento al fatto che se andiamo oltre quel limite, non riusciamo a starci dentro. Oppure dire, se quella cosa lì non va quel giorno, ne facciamo un'altra. Quindi del tipo, il break non va, ok, però dobbiamo fare qualcos'altro e quindi provare a vedere se il cambio palla dell'altro magari può vacillare in qualche altro modo. Quindi se il break non va, tirarci fuori qualcosa di più dalla battuta. O il contrario, cioè se la battuta non va, tirare fuori qualcosa di più dal muro difesa. E mi piace questa cosa qua. E l'ultima cosa che faccio sugli errori è magari fare solo dei mini set in cui puoi sbagliare un numero limitato di volte, del tipo se ad esempio in nazionale non puoi fare più di 5 errori e gioco che ne so, dal 20 pari e quindi 20 pari sono 5 punti e puoi fare un errore, quindi il primo errore è concesso ma la seconda l'hai perso e quindi giocare quel set lì in cui quel mini set in cui mi gestisco un numero limitato di errori, quello di quei 5 punti lì. E, ad esempio, un'altra cosa che mi viene da fare, ad esempio, è questa. Altre cose sull'errore non mi vengono in mente. Allora vado con un'altra domanda. Si sono Sì. scatenati. Negli esercizi a punteggio speciale che hai proposto, tieni principalmente la formazione titolare o mescoli molto i sestetti? E allora, l'anno del mondiale ho tenuto molto il sestetto. L'anno scorso, cioè l'anno della qualificazione olimpica dell'Europeo, invece ho mischiato tanto. E credo che la cosa più utile sia mescolare per riuscire a tenere il livello più alto possibile. Anche perché, ad esempio, cioè, allenare, che ne so, la De Gennaro se sta sempre nel campo delle Gonu, invece se allenare la De Gennaro che difende le Gonu è più allenante per tutte e due. Quindi credo che mescolare sia la cosa più efficace. Ottimo. Chi chiama il via da rete? La prima linea.
Cioè, quindi cioè, può essere o il centrale o il laterale, cioè nel senso non c'è uno che dice la responsabilità è tua, è il primo che legge quella situazione e dice no, si viene via da rete. È tipo sulla palla corta. Lì diciamo che c'è un po' di precedenza sulla palla corta a far chiamare il laterale, ma se il laterale non la legge e la chiama il centrale, la può chiamare il centrale, poi è il laterale che si unisce a quel muro. Sulla palla regalo credo sia un po' la stessa roba, cioè che il centrale ha un po' di priorità, anche se non l'ho mai sottolineato, e poi se lo chiama il laterale si fa lo stesso. E ti piace l'idea di far chiamare, per esempio, dal libero quanti giocatori avversari ci sono a muro? Boh, è una cosa che non ho mai richiesto, mai. Però, cioè, nel senso che tutto quello che è comunicazione, tutto quello che è lettura delle situazioni, assolutamente. Ok. Nel 6-6, se le atlete non rispondono positivamente, insisti nell'obiettivo o lo modifichi nel durante? E dipende. Penso che non ci sia una regola. Cioè, se mi accorgo che ho preso una cantonata io, cioè nel senso che ho fatto un punteggio che non aveva un verso, posso magari anche modificare, perché magari mi sono accorto che se invece ho voglia di, magari ho cannato, però ho voglia di lasciarle lì, può essere che, cioè, è un discorso di situazione, magari quanto vedo loro presenti, o no nell'allenamento, e quindi poi secondo me è il momento che mi fa dire se è meglio cambiare oppure mantenere quel punteggio. Ti faccio le ultime due, Davide. Vai. Che proposte suggerisci per allenare le transizioni dei centrali? Allora, una cosa sulle transizioni dei centrali la transizione inizia in un momento preciso, che è il momento più rapido della pallavolo, ossia un centrale fa la transizione tra battuta e ricezione, dove la palla viaggia veloce, e inizia la transizione quando c'è attacco e difesa. E questa fase è la fase più veloce della pallavolo. E in quel momento lì loro devono iniziare la transizione, quindi quel tempo lì è un tempo tecnico che dovete rispettare se volete allenare le transizioni. Perché se io alleno la transizione in cambio palla o in break point con una palla così, siamo spettacolari, siamo bellissimi. Poi se invece vengono da uno spostamento, la palla viaggia, è tutto diverso. Quindi una volta che magari ha riconosciuto un po' i passi, secondo me dovete allenarlo con questo aspetto qui, che è troppo importante il tempo tecnico in cui iniziano le transizioni, che è il più rapido della pallavolo. È quel momento lì in cui è il più rapido della pallavolo, sia in cambio palla che nel break. E se non allenate con quell'input lì, guardano la pallavolo, la guardano perché non hanno modo, soprattutto in fase break la guardano di brutto. E quindi credo che sia questo l'aspetto più importante, cioè una volta che hanno riconosciuto, allenarlo in situazioni che siano molto vicine a una situazione reale. Chiarissimo, ti faccio questa ultima, ma cosa pensi degli incroci? Magari in fase di contrattacco, ma. Io Allora. sono creativo e Sì. lascio creatività anche alle ragazze. Però credo solo che siano fattibili e possibili solamente se c'è una palla regalo o qualcosa in cui ho il tempo per recuperare una rincorsa o cos'altro. In altre situazioni o sono una palla da cambio palla o sono una cosa da palla regalo. Però cioè, a volte quando magari vedo l'opposto che entra, l'abbiamo provato in allenamento a volte, no? L'opposto che entra magari sulla 2 e
oppure che con la fast che gira dietro. Erano robe che anche in B1 mi ricordo quando ero a Ravenna facevo. Però sono cose che io faccio perché comunque mi piace questo aspetto della pallavolo, aspetto un pochino più creativo, però diciamo che non sono proprio una palla da contrattacco vero.